posta la questione di fiducia che sarebbe... Un saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento qui su Farming Simulator nella serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatore, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che trovate nella descrizione del video i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente ad un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70%. E ovviamente vi ricordo che nella descrizione del video trovate anche il link per visitare il sito di I Piani Bio, naturalmente, per acquistare cibo biologico al 100%. E detto questo, facciamo una bella sbattuta di mani e andiamo avanti con la nostra serie. Eccoci qua. Allora, l'ultima volta stavo sperimentando un metodo per poter liberare in maniera più veloce il piazzale, ovvero quello di utilizzare i nastri trasportatori. E quindi vi faccio vedere un po', vediamo se funziona. Dovrebbe pulirci tutto il piazzale, più o meno il piazzale. Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters, and people that are following my social media channels. And if you are not the one, you can find in the video description a few links, and you can find a link where you can buy games, multi-platform, with the price minus up 70%, and you will find the link if you want to buy a genuine and original bio food 100% by I Piani Bio. Thank you so much. Allora ragazzi, per chi non lo sapesse, oggi è uscito il nuovo sound alert per il canale del nostro mister Aiea, che naturalmente ve lo faccio ascoltare in anteprima assoluta. Vai! Un sound alert fresco fresco di giornata. Power Super Tech. Oh. Quindi abbiamo inaugurato una nuova serie, naturalmente vi invito ad iscrivervi al mio canale, ai miei canali social, soprattutto a YouTube, mi raccomando, datemi una mano a raggiungere i 100 iscritti. Allora, purtroppo, come diceva anche il grande Nick, il problema dei nastri trasportatori è che sono piuttosto lenti. Quindi, allora che ho fatto? Quindi si tratta in effetti di fare qualche passaggio in più. Allora, aspetta, siamo qua, devo andare a... Adesso continuiamo a riempire il silos di neve, ecco qua. Nel frattempo accendiamo anche questo e finiamo di pulire.
Mettiamoci un po' più indietro. Diciamo che questo è il metodo, uno dei metodi più rapidi per poter liberare il cortile dalla nequa. Allora, questo direi che possiamo anche venderlo, visto che ne abbiamo già un altro. Ah, questa è già la riempita. Ovviamente è un po' lento, quindi adesso andiamo a liberare di nuovo il vialetto qua, perché naturalmente è caduto un sacco di neve, ragazzuoli, e quindi andiamo a prendere il Bobcat che sta qua sotto. Eccolo qua, lo spazzaneve, perdono. Allora, vediamo se riusciamo ad uscire, che è un po' complicato, senza fare danni. Oppla, ecco qua. Bella complicata, eh? Comunque per certi versi è anche abbastanza comodo, per altri versi diciamo che un po' meno, soprattutto sui terreni sconnessi. Insomma, this is useful while the terrain, while the surface is quite flat, but if the surface is not so flat, you will have some problems, more troubles. One more time. Niente, non si riesce a rimuovere. Allora, sapete che c'è di nuovo? Andiamo a prendere il snowblower, il soffiatore là, così siamo sicuri di espellere il tutto. Quindi questo lo mettiamo un'altra volta a posto e dobbiamo andare nel capanno a recuperare la situazione. Quindi andiamo a recuperare l'attrezzino là. Oh, eccoci qua, ci siamo e siamo tornati. Yes, oh yes, eccoci qua. Allora, so I will bring the snow blower. Quindi prendiamo la nostra, let's bring this one and let's go into the into the main base camp. Hoppla, hoppla, bello sto saltino. Ma adesso, oh, miseria, è bello sensibile. It's quite sensitive. It's very sensitive to the ground aspirations. Oppa, if the ground is not so linear and flat, you will you will feel under
the bottom. Undernaticus. Ecco qua. Oppala. It's quite difficult to oppla. O qua scendono gli FPS, scendono in una maniera incredibile. Incroyable. C'est incroyable, je me suis trompé encore de tracteur. Voilà le jeu de fille. Et donc, allora. Dobbiamo usare il vecchio metodo. Vecchia scuola. E diciamo che è molto più efficiente questo. Questo con il soffio. Con questa situazione qua. Is more efficient and more useful this snow blower. This one. Naturalmente approfitto anche per ringraziare tutti coloro che anche oggi sono passati a guardare il post su Instagram. Naturalmente dopo questa diretta sarà disponibile anche per gli amici, per voi amici di YouTube potrete guardare il sound alert che ho creato per l'amico Aleas, ma naturalmente troverete anche quello della nostra mitica Chiara Error 404, che saluto naturalmente e che vi invito a passare nel suo canale sia YouTube che Twitch ad iscrivervi e mi raccomando attivate le notifiche. Oh, decisamente meglio questo strumento. This is a great alternative to try to clean a place. Clean the snow. There is a mod that allows you to put the snow or other things in a trailer. And you will find in the mod app official. It's the pro version of this blower. E ovviamente c'è anche una versione che permette naturalmente di poter caricare tramite il soffiatore questo qui. Caricare il contenuto in un rimorchio. E vi ricordo che la trovate nel mod hub ufficiale e c'è scritto pro, anzi quasi la prendiamo un attimo così. I will buy the one and show you how it works. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Willa, carissimo, buon pomeriggio a te e bentornato. Ecco qua, ci sono venuti a trovare anche il nostro mister Iaia che ci ha in anteprima il suo sound alert che ci è mancato poco che lo spoilerasse. Ciao Ginny, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. Allora, iniziamo un po' con un po' di sponsor.
Ecco qua. Che naturalmente, amici di YouTube, vi invito ad appassare nel canale di Mr. Aiea, che naturalmente adesso voi tutti conoscete, a lasciare un bel like e mi raccomando andatelo a seguire. Come ti è sembrato questo? In realtà era un po'... un po' titubante se lasciare o meno la parte finale della parte incisa, perché in effetti manca una parte, che è quella lì praticamente dove in realtà chi conosce bene sa come diciamo creo queste cose, e in pratica avevo nella prima registrazione c'era una specie di ovazione da stadio che diceva Alessio, Alessio, che naturalmente è come Alessio lo chiama la nostra mitica guerriera. E quindi all'inizio ho buttato giù il progetto e poi sono andato avanti, solo che poi ho detto vabbè, può darsi che non c'entra, vediamo un pochettino man mano come si sviluppa la cosa, poi eventualmente decido se lasciarlo o meno. E alla fine poi ho detto vabbè, ci sarebbe stata soltanto parecchia confusione, e quindi ho detto vabbè, questa traccia la tolgo, poi vediamo un po' come finisce. E infatti quel Power Super Tac, fra le altre cose, tutto improvvisato. Infatti chi mi conosce sa che i finali dei miei Sound Alert sono tutti improvvisati, cioè l'idea dell'ultimo momento. Infatti la scelta iniziale è il brano, il testo e poi dopo tutto il resto. Ho fatto pure la rima, e quindi mo più tardi lo ufficializzerò anche su YouTube. Infatti stamattina ho lasciato soltanto l'indicazione sul mio canale Instagram, che poi ci sarebbe stata la pubblicazione, la diffusione di questo nuovo Sound Alert, che ovviamente lo faccio per gli altri, non lo faccio per me. È la cosa che mi diverte di più ed è anche la cosa che poi è anche un po', come dire, un po' delicata, perché poi devi anche sapere come le parole da usare, perché non sappiamo, diciamo, la sensibilità delle altre persone, quindi dobbiamo sempre essere sempre rispettosi. E quindi in questo caso qua speriamo che non se la prende, soprattutto sul finale. Però il Power Tac, quello mi è venuto proprio alla fine. Infatti, se ci hai fatto caso, Ale, mi sono fermato un pochettino e poi dopo ho detto Power Super Tac, che la sua volta la parte finale era suddivisa su due tracce. Comunque mi fa piacere che ti è piaciuta, insomma. Mo c'ho ancora da farla a Moreno per le promesse, poi c'ho ancora da farla a Coviros e Morven. Chi altro mi è rimasto? Brixia, anche a Brixia. Ci sarà anche il Sound Alert per Brixia, ed è un classico degli anni di un gruppo, diciamo così, alternativo italiano, se così si può dire. E non vi posso spoilerare di quale pezzo si tratta, ma poi c'è anche per Cayman, per Macho King, insomma ne ho ancora per un bel po'. E mi sono messo tutta domenica mattina. Beh, poi ho dovuto fare un po' di missaggi, diciamo, ottimizzare l'audio, quindi è quello che mi ha portato un po' più di tempo. E io diciamo che il lunedì è raro che vengo su Twitch, infatti è proprio cosa molto ma molto rara. Però ho visto nelle notifiche che mi arrivano anche sul cellulare che
stava in live. Cosa ha portato? Che poi mi arriva la notifica che è in live, però poi solitamente non è che questa, faccio lo stacco totale. Oppa là, azzo le 9 meno un quarto, anzi un quarto alle 9, come dicono altrove. E qua è ancora buio, ma facci la miseria. Poi ci liberiamo un attimino questo spazio qua, poi devo andare a vedere un pochettino la situazione dei cavallozzi con me. Com'è andata la live di stamattina, Mister Aina? Wee, thank you so much. Grazie per il caffettozzo. Thank you, my friend. E sarai ricordato come Mister Aia. Comunque, a proposito di sound all'artigianalità, se quella cosa tua lì va in porto, già potrei avere già un'idea di come creare un mini spot anche per te, come ho fatto con i piani. È un altro spot, insomma, che sta andando veramente bene anche in visual su YouTube. Mi auguro naturalmente di poter fare cose buone nel mio piccolo. Sì. Ho una mezza idea, però vediamo l'evolversi. Una volta che so tutto, poi mi concentro senza Ciao impegni, a tutti. ovviamente. Wii Fanbus, buon pomeriggio. Grazie per i bitterozzi affettozzi. Thank you so much, my friends. Mister Yeah. Salutiamo il nostro mitico omidigozzo Fernbus e naturalmente auguro a tutti voi un buon inizio di settimana, naturalmente, perché ci siamo visti bravi in questi frangenti. Fern, una cortesia, se mi puoi passare il logo del tuo canale tramite Telegram, perché sto creando dei piccoli jingle su YouTube, o meglio dei video, dei sound alert che sto facendo un po' a tutti quanti voi. Se mi puoi mandare il logo, l'immagine, così io poi creo uno short, un altro piccolo video, così come ho fatto anche con Alessandro, qua stavo dicendo Alessio. Allora, qua dobbiamo liberare, sì. Liberiamo un po' il vialetto qua. Fernbus Bus 08 devi scrivere. Vedi che solitamente ti dice se lo shootout è fallito, se è andato a buon fine oppure se è fallito. Che se è fallito perché forse non hai messo lo 08, lo facciamo così, facciamo finta di liberare il piazzale qua. Se ti riferisci a quello video, probabilmente lo fa fare solo a me, anche se in teoria dovrebbe farlo fare anche ai moderatori, quindi. Altrimenti, se non funziona, dice Mister Yaya. Super tech.
Grazie Fernbus, thank you so much my friend. Liberation, azz, là è rimasto ancora il camioncino, l'ha bloccato. Ah, questo non... Dove si va, da 3 km orari? No, lo raccoglie, perché siamo... ok. Siamo on the border. Quando c'è Ginny fa fare più FPS del solito. fa diventare la grafica molto più fluida. Si è imbandanato il camionno. Il camionno si è imbandanato. Annecce, annecce. Ah, c'ho l'insila. Ah, ecco cosa devo fare. Mi stavo dimenticando, devo andare a fare il rabocco alle stalle. Oh, a mo' mi sono ricordato. Scera miseria. Completamente dimenticato. Ah, Ferno, tu quando ti senti stanco lo sai come la pensi. Stop totale, massimo relax, tutto quanto. Quando ti senti proprio bello, pimpante, fresco come una rosa. Anzi, Spaventhouse. Come una rosa di maggio. Spaventhouse. Chi è Spaventhouse? La famiglia Downs. Dimmi la verità, Ale. Ti aspettavi che io utilizzassi, penso sicuramente, utilizzassi qualche pezzo di tuo, volevo dire, del grande Lorenzo Cherubini? O è stata total surprise? Questo ovviamente, da quando io ti dissi, vedi che probabilmente ti faccio un sound alert a te, ovviamente già avevo preso tutto, però mi serviva il momento adatto per farlo, stare bello tranquillo. E poi infatti mi sono dedicato domenica mattina, proprio tutta la mattinata me la sono dedicata a mettere giù tutte le idee che c'avevo in un paio d'ore. Poi la maggior parte di tutto il resto è quello di grazie, grazie. Era soltanto di riuscire a trovare qualcosa di particolare da aggiungere agli effetti della voce. Infatti, se ci è fatto caso, c'è una specie di audio rimbalzante tra il canale sinistro e destro. E là ho utilizzato un vecchio metodo che utilizzavano anche i Queen. Ora non mi ricordo qual è il brano. Bicycle Race, mi pare. Dove fanno il flipping fra il canale destra e sinistra. Mi sono ispirato un po', ho detto fammi vedere di fare qualcosa di diverso. A faccio bacio. Grazie. Ui, Moreno carissimo, qua ci abbiamo Mister Aiea. Grazie ancora per i caffettozzi che state offrendo al canalozzo qua. Ora lo devo soltanto pubblicare sulla pagina Facebook. E così poi anche di là facciamo un po' di pubblicità. Ovviamente potete anche riscattare. Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Oh, Moreno, a te l'ho già forse ho individuato la traccia audio da utilizzare. Poi mi servirà del tempo per
riuscire a creare un testo. In effetti è come se io stessi creando, concedetemi questa battuta, come se stessi creando una canzone, quindi occorre prendere ispirazione per scrivere il testo. E per lui ovviamente mi sono dovuto basare su tre cose, su Mister Aie. Invece con te, caro Moreno, è molto lunga, molto molto lunga. Oggi infatti mi sono andato a vedere un pochettino la parte musicale, poi mi andrò a studiare il testo. Ovviamente non è cosa imminente, cioè può darsi pure che viene, però diciamo che per farlo bene mi occorre un po' di tempo per prendere spunto, e qualcosina forse l'abbiamo già iniziata a percepire. Ecco qua, vai 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 vai, sì sì, but but, mamma mia, non ti preoccupare Maria, vai tranquillo, non ti preoccupare, non c'è bisogno di ringraziarmi. Comunque in mezz'ora di gioco, ragazzi, ha fatto un sacco di nemici qua. Infatti mentre off camera mi stavo spalando il piazzale dove avevo tolto la neve, poi all'improvviso mi sono trovato un altro manto di neve e detto, ah, che caspita. Come minimo mi sto dedicando un attimino a fare il mastering dei vari pezzi che ho già fatto. Infatti anche con Sarra Jeep, mo prossimamente su YouTube, ma anche su TikTok troverete anche le clip che trovate anche su YouTube, le troverete anche su TikTok, Dub Logistica, naturalmente non potete sbagliarvi, e la pubblicherò un po' di queste clip, una simpatica, cioè, diciamo, cercherò di fare nel mio piccolo, cercherò di fare qualcosa di particolare. Azzo, ma pure voi arriva. Gintin, io ce ne avrei un in mente, ma bisogna, come detto prima, bisogna molto molto, come dire, osservare. Ma la nostra Ginny è una persona molto molto riservata, quindi la nostra amicozza, la Ginny, come dice la nostra guerriera, e lei mi sembra che sia una persona che secondo me apprezza molto di più il lato artistico. No, non si può dire, non si può dire. Forse una musichetta ce l'avrei in mente, ma a lei gliela secondo me lei l'ho già spoilerata, ma già da tempo. No, per il momento diciamo che... Ah! Bisogna andare a vedere. Oh, ma che c'è la miseria? Mi incastro vicino ai muri invisibili. Questi sono i disastri che fa Moreno. A proposito, Moreno, se su quella mappa ti serve una cosa un po' così, diciamo, se deve essere ritoccata la mappa, fammi sapere che la vado ad ottimizzare, fare un po' di optimization. Isolation. Oggi abbiamo liberato un po' di strada, mo' dobbiamo vedere se riusciamo ad arrivare su dalle mucche, quindi mo' mi tocca andare di qua. Comunque avevo proposto... Oh, qua sta Peppe Nil, lì. Mo' Peppe Nil, appena metto le crocchette nella ciotola, mo' faccio vedere Peppe Nil com'è forte. Mo' metto le crocchette nella ciotola di Peppe Nil e fa una corsa qua. Ovviamente ha fatto 3 metri in questo povero Peppe Nil.
sta immerso nella neve. Vediamo un po'. Peppini. Ehi, ha fatto il giro? Peppaniello, lui è un cacciotto timido. Sì, anche quella di Brian Adamo di Briano. Oh, è uscita pure la pallozzola. Ma io non ho capito, ma Peppaniello... Cioè, eccolo qua, Peppaniello. Peppaniello, fatti fare due coccoli. Peppaniello. Bravo, bravo. Mangia Peppini. Ehi. Mangia. Abbo. Lasciamo sta Peppini, altrimenti non mangi. Frattempo noi ci puliamo un po' il cortilozzo qua. Bene, bene, naschi, veri morenoschi, tuzzi, 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 oh yes, oh yes, oh yes. Faccio la miseria, che sto pieno di cose da fare qua. Mamma rogarma. Alla fascia di bicarbonato di sodio. I trigger qua non si possono liberare. Oh, ne moreno schi. Quella si chiama Schmoinski. Ha detto la nostra operatrice di centrale che continuerà ancora a piovere, quindi mamma mia, mi sa che sto facendo un lavoro inutile qua. Liberiamo giusto giusto quello che ci serve per passarci con i mezzi qua. Poi più tardi esce la versione karaoke anche della di Aie Aie, qua la canzone sua. Stamattina ho fatto uscire il secondo sound alert che ho creato, quello di Chiara. Infatti è uscito anche su TikTok, poi più tardi pubblicherò ufficialmente sia su TikTok che su YouTube. Mi sa che lo pubblico anche su, sì, lo pubblico anche su Instagram la traccetta, quella là. Si è sentita la luce? Ah, ispito, chi è? Pare morenoschi, tuzzi, 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 oh yes, oh yes, oh yes. Anche se non capisco la canzone, però bella, bello ritmo. Poi a Morino è una canzoncina, ho trovato la musica, ma devo trovare, devo vedere se vanno bene, se andranno bene le parole, poi dopo tutto a posto. Anche Morenoschi c'aveva il suo sound alert. Oh, non si abbassa. Ecco qua. Allora, vediamo se parte. Oh, il ristorante. Ristorante. Mi lasci un caffè, grazie. Un caffè patacca e caffè che spacca. Anche io, a me piace anche molto la musica francese. Poi sono... C'è una cantante francese che poi ho scoperto in realtà dopo 30 anni, ho scoperto che era belga. Si chiama Axel Red. Ed è stata, oppla, mi sono castrato. Ed è stata la prima canzone che ascoltavo quando ero guaiuncello piccolino, quando ero in France, su un canale musicale che si chiama M6. E lei è stata la prima, fra le prime cantanti, diciamo, che ho apprezzato. Poi c'era anche France Gall, ce n'erano tante. Ok. Ai, 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 ai
Thank you so much, my friend. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Opla. Grazie ancora per il supporto, Ozzo. Thank you per essere passato qui. Ora ci andiamo a fare. Intanto andiamo a dare un po' di mangiare alle vacozze prima che queste si fanno magre. Ah, devo liberare prima, sì. Liberation. Liberato. I keep free the passage, the path. Vediamo un po'. Apro tubo comba. A proposito di apro tubo comba, salutiamo anche naturalmente il grande Nick, che naturalmente in questa serie abbiamo iniziato a mettere un po' di mod sue, che naturalmente un po' alla volta, come dicono i nostri cugini francesi, a fur à la mesure, un po' alla volta naturalmente andremo ad utilizzarle tutte quante. Oppola. Uè, giovanotto, non spruzzate questa neve che fa freddo. Signore, scusate. Vai, gira di là. Forse questa, no? Ah, yeah. E questa parte qua pure un'altra improvvisazione, caro Ale. Pure queste, i finali che faccio sono sempre improvvisazione comunque, ragazzi, eh. Infatti butto giù un'idea e poi dopo dico, poi vediamo come viene. Poi dopo, alla fine, quella bozza molto spesso rimane poi una cosa definitiva. Grazie ancora, Ale, per il sostegno. Naturalmente ringrazio ancora la tua mamma, insomma, tua madre, per quel bel sole che sta nel logo del canaloccio. Non a caso, se ci hai fatto caso, c'hai anche la spunta dell'artista, proprio per ringraziare, insomma, indirettamente tua madre, che per uno sconosciuto ha fatto veramente un grande lavoro. A great job. Facciamo una bella scuccatella di mani. Applausi. Poi ci andiamo. Ok, là spazio ci sta. No, però. Siete tutti i cumuli di neve accumulata prima. Eh sì, per il momento sei l'unica come sei, immensa quando vuoi. Ok, Morino, usa queste, mi raccomando. Poi se hai bisogno di un consiglio e non ti crea problemi, fammi sapere. Comunque poi ho visto gli ultimi tuoi due video, mi sa. Visto anche quelle lì del riparatore là. A uno dovevi dipingere il muro di mi pare di arancione, era l'ultimo contratto che dovevi fare. Comunque puoi sempre dare un'occhiatina con Google Translator, comunque ti può sempre tornare utile. Oppla, questo da oggi in poi lo chiameranno Oppla, come la famosissima panna. Vediamo se riusciamo a liberarci. Ultimamente è rimasto un pochettino incastrato, senza zucchero. Ma quello Eros, ma lui è un grande, qua stiamo parlando di Siodam, quindi. Insomma, di uno che non ha nemmeno il quarto, un sedicesimo della sua vocalità,
intesa sia come intonazione che anche come estensione vocale, voglio. Qua zio Dab c'ha la limitazione dell'estensione vocale. Ci arrangiamo, ah, diciamo così, ci arrangiamo un poco, un picco. Livelli roba da sopra l'olita, aspetta un picco. Livelli roba, aspetta. Ah, coppa l'olita, aspetta un picco, ciò va. Guarda, ci mi ha freddo. Wow, si è riempito un'altra volta qua. Qua wow, io per nemmeno mezz'ora fa ho messo in funzione il rullo qua, il rullo compressore. Sta facendo un sacco di neve, ragazzuoli. Un sacco di neve. Lo chiamano fiocco di neve. Ah, Zivert. Ah, è quella che canta quella canzone. È più o meno così, no? Mi pare il motivetto della canzoncina. No, poi la devo andare a trovare. Che, perché io tante volte, quando parte quella canzoncina, faccio partire Shazam, solo che nel frattempo che si apre l'applicazione, si collega, allora praticamente è finita pure, ha finito abbondantemente il brano da Zivert, ja, Zivert, zio verde, fa di nome verde, Zivert, oh zii, sarebbe zio. A Napoli dicono, oh zii, a Milano dicono, bella zio. Saluto tutti gli amici lombard. Questa è meglio che la puliamo, che altrimenti non so che fine fa. A proposito, visto che ci troviamo, mo cambiamo la l'idropulitrice. Allora, nel mod hub vediamo, allora vediamo prima se ne abbiamo prese. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, ci abbiamo questi idropulitrici impulitrici. Sembra pinni parola oggi. Ok, allora facciamo, smontation, ya. Yeah. Mo mettiamo l'idropulitrice nuova. Voilà. Les jeux sont faits, rien va plus. Oh là là, et voilà, prendiamo la lance. Oh, ma è più veloce questa. Cacchio. Wow, questa è buona. Ottimo. Allora, Arctic, è il titolo. Grunstein Dance Arctic. Grunstein Arctic. Poi me la devo andare a riascoltation. Allora, nel frattempo andiamo a mangiare le vacozze. Andiamo. Oh, però bello pulito. L'hai lasciato un po' tutto zuzzo. Beh, è vero che è neve, però. Così tutto è un'altra cosa. Allora, passiamo. E usciamo. Ecco qua. Mo facciamo il giro delle Arctic Cooler, facciamo già le vacozze. Ecco qua, ci abbiamo 110.000 litri di razione mista, ragazzuoli, che le nostre vacozze si faranno belle ciotten. Solo che questo camion qua batte un po' con la fiacca, ha mangiato pesante. Oh, c'è pure un ingrugio, giri. Oppala, ecco qua, iniziamo il primo giro. Capo, fermata. Allora, vediamo un po', cerchiamo di dare le porzioni giuste. Allora, questa mo qual è? Mi sa che è questa. Ferma. Vabbè, ha fatto, okay. Ah, una cosa
c'è una certa combinazione qua, vedete? C'è capacità totale e vi dice quanti litri ci sono poi. L'azione mista vi dà il 100%, fieno 80 e l'erba 40. Diciamo che bisogna cercare di aggiungere anche il fieno e l'erba per aumentare ulteriormente la produzione, che effettivamente fanno un bel po' di lattuccio in più, insomma stanno anche meglio in salute. Ah, beh, io più o meno una volta il francese, l'inglese, diciamo che ultimamente, siccome la maggior parte degli streamers o youtubers che seguo scrivono e parlano in lingua inglese, e poi l'inglese informatico, ecco, lo mastico meglio, però può darsi pure che stando lì in France, chez les cousins français, peut-être que j'arrive un peu à comprendre un peu mieux la merveilleuse langue française. E ovviamente, stando lì, essendo un po' obbligato, poi l'orecchio ci rifà ancora un po' di abitudine, impara e riprende la situazione, quindi tutto è come quando lo sportivo deve fare un lungo allenamento dopo una lunga pausa. Inglese, spagnolo, te sei russo? Ah! Sei quattro lingua. Pentalingua. 1, 2, 3, 4, 5. Pentofona, facci la miseria. Quindi sai una cosa, dico, io conosco Cinni. E conosco una Cinni che parla 5 lingue, parla. Ti sei scordato l'italiano, quindi sono 6. Sei un esaglotta. Poliglotta, ma. Come sei scordato il. Affascinami se. Mi sono scordato di togliere queste cose qui. Mamma mia. Speriamo che arrivi presto la arriva presto, finisce la nevica. Ci abbiamo da spostare un sacco di cose qua. Isolation is not green for me. Ba-da-da. Isolation. Oh, ci è avanzato un po' di razione mista. Spostiamo un attimo sti pallet qua. Queste sono patatozze. Ho messo le serre con le. Oppla! Oh yeah, si è messa anche a posto. Vediamo un po' se è precisa. Beh, si è quasi messa nella posizione giusta. Oppla! Ha fatto il volo. Ui, Denuzzo carissimo! Caspiterino, meno male che qua ogni tanto la chat in overlay. Se ne si va a fare. Si fa i viaggetti e quindi non sempre in tempo reale riesco a visualizzare il messaggio. Buon pomeriggio a te carissimo Denuzzo e buon inizio della settima, come dicono quelli che parlano su Radio CB. Buon inizio di settimana naturalmente, il mitico Denuzzo ragazzuoli. Mi raccomando amici di YouTube, passate nel canale del nostro Denuzzo, che è un altro canale che si chiama D4, una cosa del genere, se non ricordo male. Comunque c'è, contattate Denuzzo e seguitelo naturalmente anche qui su Twitch, mi raccomando, soprattutto attivate le campanelle. Ah, ok, non ti preoccupare. Comunque se volete naturalmente potete anche riscattare i punti canale per fargli fare una liscia gargarozzo al nostro Pandozzo che ultimamente Pandozzo non vuole proprio trincare l'acqua, si rifiuta, e io ho detto Pandozzo
Oh, grazie. Vai, Pandozzo, vai. Bevi e mangi. Quello è timido, Pandozzo. Quello non dice niente, però ci piace mangiare, gli piace il cibo. Gli piace il cibo biologico 100% italiano. Quello di I Piani Bio. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Per gli amici di YouTube, naturalmente, come sempre, vi ricordo che nella descrizione trovate il link per visitare il sito internet della nostra della società azienda agricola biologica I Piani, www.ipianibio.it. Naturalmente al termine della live vedrete lo spot natalizio degli auguri da parte dell'azienda agricola I Piani, che è un'azienda biologica al 100%. Allora, vediamo un attimo come siamo messi. Allora, qua diamo un'occhiatina. Allora, coltivazione, magari faremo passare un po' questo dicembre un po' piovoso qua. Vediamo un po' che dice. Neve, quindi pioggia. O alle 18 smette di nevicare. Vediamo un attimino. Allora, andiamo a portare un po' di fragoline. Vi piacciono le fragolozze? Sì, bello freddo un po' dappertutto, caragini. Andiamo a portare le fragolozze al panificio industriale. Vediamo un attimo una cosa, fammi vedere. Allora, se volessi vendere le fragole, perché ce ne abbiamo in abbondanza, giusto? Fammi dare un'occhiata. Sì, ce ne abbiamo in abbondanza, ce ne abbiamo un altro carico. Quindi, se io volessi venderle, quanto andrei a recuperare? Vediamo un po'. Allora, oggi qui invece da me c'erano 17/19 gradi, diciamo che si sta abbastanza bene durante la giornata. Poi, ovviamente, quando caliente il sole fa frio, muy frio, friabile. Allora, 7,97 ristorante. Anzi, un ristorante ce l'abbiamo proprio qua. Ok, allora questo mo li portiamo, oppla, li andiamo a portare nel campo base. Ecco, mi ero dimenticato com'è che l'avevo nominato, il campo base, che salutiamo naturalmente gli amici di campo basso. Oppla, azzi, 10. Ah, quindi diciamo che per dovrebbe essere una temperatura decente se l'umidità è bassa. Se il tasso di umidità è basso, stai a cavallo. Oppla, meno male che non è attraversato nessuno. Basta, proprio carico, scendo. Qui, allora, pigliamo la scorciatoia perché prima che passi il treno. Ecco qua, vai. Poi ci facciamo la cavalcata finale come nostra consuetudine, naturalmente. Andremo a fargli fare un po' di allenamento ai nostri cavallozzen, i nostri cavalli, che naturalmente necessitano di fare anche un po' di attività fisica. Allora, mi sa che ci vuole anche un po', facci la miseria, vediamo un attimo, ci vuole produzione. Allora, produzioni, quella di sotto. Ah, ho aggiunto altre schermate qua, allora.
Caseificio no. Allora, la lavanda, la filanda se ne va proprio con calma ultimamente. La filanda che se ne va con calma. Allora, qui torte, dove sta? Sta all'inizio. Sì, allora, vediamo un po'. Cereali, concime, ecco qua. Allora, vediamo un po', manca zucchero, latte, uova, burro e fragole. Allora, burro ci sta, il latte pure, zucchero, ya. Fragole quando ne vogliono, burro, tutto sommato. Ok, rabbocchiamo. Vai! Mamma mia, che macello! Sarei dovuto passare con il carrozzo. Noi ci fermiamo proprio sul trigger. Goppo trigger. Vi faccio vedere anche Ciruzzo. Ah, questo è Pasqualino. Pasqualino, il nostro guardiano, che per far felici i bambini che passano qua fuori si è vestito da Babbo Natale. Si è messo il costume, che non è costume da bagno. Vai, vai. Prendisci. Nel frattempo, Ciro, buongiorno, buongiorno, tutto bene, Ciro, come sta? Ti vedo bello in forma, mi sembri Babbo Natale. Fa bodybuilding, il nostro guardiano. E ci vediamo, ciao caro, buona cosa, ciao a voi. Il roleplay improvvisato. Allora, questo... Quanta... Ah, fragole piene, ok. Allora, questo siamo quasi. Faccio una cosa. Questo mo rilascio qui. Questo mo dov'è che scarica? Mi pare a sinistra. Allora, giriamoci dall'altra parte. E iniziamo il piano di scaricamento. Però mi sa che libero pure Trigger. Ok, perfetto. Capparocino. Uppla. Allora, le gallinozze, chissà se hanno fatto le uova. Dubito. Allora, poi che altro ci serviva? Farina? Allora, farina ci sta, zucchero. Zucchero, uova e burro, ok. Andiamo a recuperare un po' di zucchero che ne abbiamo in abbondanza. È frio, la. Allora, ecco qua. Scia miseria. Vai. B. Ciappa. Vai. Autocaricante, comodo. Però poi. Ecco qua. Allora. Andiamo a scaricare lo zucchero. Poi parte di questo zucchero, ovviamente, lo utilizzeremo in un'altra produzione. Andremo a produrre il famosissimo caffè patacca, il caffè che spacca, punto esclamativo caffè. Qui Ginny, grazie a te naturalmente per essere passata a salutarmi qua. Naturalmente ti auguro una buona continuazione, naturalmente, passa quando vuoi. Thank you so much marshmallow. Pela. Noi qua dobbiamo recuperare solo le uova. Le oeufs. E voglio in francese, è una lingua molto difficile, perché da capello a cavallo l'errore è dietro l'angolo. È rimasto. E quanta zucchero? 7000. Allora, lasciamo pure questo qua, va bene. Poi ci dobbiamo attrezzare, poi, perché non mi sembra il caso di lasciare queste cose così, No, mi sono sbagliato.
Je me suis trompé, je devais changer le côté de décharge, de chargement. Donc voilà, je vais décharger. Non, je payate. Sinistre, bon. Ok. Mettiamoci un po' più scostati. Anzi, quindi praticamente questa produzione usa pochissimi ingredienti. 7000 di cos 7 adesso, quindi ci vorrebbe qualcosa di un po' più, ecco qua, qualcosa di un pochettino più capiente. E allora ragazzi, cosa abbiamo fatto oggi di bello? Abbiamo spazzato un po' la neve come al nostro solito, poi naturalmente, come si dice dalle mie parti, passato santo, passata festa, ovvero passato il santo finisce la festa, quindi significa che noi concluderemo questa serie sulla neve e torneremo naturalmente al ciclo normale. Ecco. Allora, opla, quindi burro, prendiamo il burro, on va prendre le beurre ici, on va l'emporter à la boulangerie, on doit la porter là-bas. Voilà, on était en train de charger. Voilà. Allez. Dépêchez-vous, il fait froid. 1, 2, 3, voilà. C'est fait. C'est tout à fait fait. Allora, ce la faccio passare? Forse, sì. Ma proprio risicato. Risicaten. Andiamo un po', c'è pure. Speriamo di non spostare i pallet. Ok, oggi abbiamo fatto ascoltare il nuovo sound alert di Aleasso, che naturalmente amici di YouTube e amici di Instagram e TikTok troverete nei miei account. Sì, il suo motto ormai sta diventando un tormentone. Allora, cos'altro ci manca qua? Questi li devo spostare ovviamente. Vediamo un po'. Allora, ovviamente oggi abbiamo sostituito anche la vecchia latte e uovo, ok. Abbiamo sostituito la vecchia idropulitrice e l'abbiamo, quindi quella piccola abbiamo utilizzato questa qui che vi faccio vedere, che la trovate nel mod hub ufficiale ed è compatibile anche per crossplay. Allora, non è qua, attrezzi, ecco qua, HDS C7/11 Hotel Delta Sierra Strokt Charlie Space 7 Winning 11. Allora, mo, le uova. O quante uova ci stanno? Sì, ma in tutto questo io. Ah, sì. Al campo base. Mi ero dimenticato se avevo o meno messo l'allevamento di galline. Non sa che sono poche, però vabbè. Erano i Jean-Michel, quindi mettiamo quello che riusciamo a rescimolare. Ce che nous allons prendre, on va prendre l'œuf, hein? Là-bas, on va faire les gâteaux. On va plus produire, essayer de produire
Lega tu. Et puis, on va terminer notre vidéo. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait un peu de... J'ai joué avec la neige. Puis, j'ai fait un peu de... logistique, déplacement de... les choses. Voilà. Je m'excuse pour mon mauvais français. And so, today we made... a kind of mess. Vediamo un po' però se questo me le vende le uova, questo qua. Questo me le vende le uova. Vediamo un po', let's check if I can buy the axes. Vediamo, allora cosa mi fa fare? No, non mi fa fare? No. Vediamo un po', let's check. No. Noun. Noun. Ok. Let's go. Ah, poi ovviamente abbiamo rabboccato anche il cibo alle nostre mucche. Cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo, beh, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto un po' di... abbiamo fatto praticamente, abbiamo assaggiato, va. Come dice il nostro Fernbus. Naturalmente approfitto ancora per ringraziare a tutti quanti voi per il supporto al canale. Alessandro Power Super Tech. Eh sì, mi sa che diventerà non dico un tormentone, però poco ci manca. Ecco qua, aspito in Morenoschi e l'inaguation faccio la miseria. Oh mamma mia, qua si è creata una cosa incredibile. Quel segnale stradale che ci fa laggiù. Cartoncino. Un po' di uova. Sono ancora giovincelle le gallinozze. Sì, tranquillamente. Tranquillement, è di uso libero, per me non ci sono problemi, non sono uno di quelli che, come dire, un po' canguro su queste cose qua. Anzi, mi fa piacere se mi fa ancora più piacere se, soprattutto il fatto che vengono gradite non tanto da, diciamo così, dagli amici, ma anche dalle altre persone, insomma. È piacevole poter condividere anche qualcosa che, diciamo, non è da tutti farlo. Sono pochi coloro che fanno questo anche per gli altri, ecco, diciamo così, per gli altri amici più in generale. Quindi no problema. Boh, ci dobbiamo mettere un po' di lattuccios. Un momento, avviate. Ah, ecco qua, sta prendendo. Mo ci manca solo il lattuccio. Vediamo un attimo. Per poco non ce l'ho fatta. Allora, il lattuccio ci sta in abbondanza. Le uova dobbiamo aspettare ancora un po'. Sì. We have to wait a few time. Eh sì, amore, non ti preoccupare, figurati. Io, se posso darvi una mano, a me sta cosa onore fa piacere, quindi ci mancherebbe. Allora, mo dobbiamo andare a prendere il lattozzo. 7000.
Ok. Lattozzo, a proposito di latte, prossimamente faremo una cosa particolare. Allora, mo però devo spostare un attimino. La situazione qua, che mo mi sono incastrato. Facciamo la manovra bella libera. Vai, Moreno, Moreno, Moreno. Opla. Allora, ci manca, abbiamo detto. Ah, dobbiamo liberare, sì. Dobbiamo liberare un po' il trigger perché me l'ha intasato. Questo lo possiamo anche lasciare con tutte le tortine qua sopra, non è un problema. Allora, questo lo spegniamo. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con gli altri pacchi, ovvero li mettiamo temporaneamente in un punto e poi quando aumenterà la produzione li andremo a raccogliere, quindi le metteremo tutti quanti l'uno sull'altro. Allora, se non ricordo male, qua c'è il terreno e l'asfalto dovrebbe stare qua. Facciamo così, un po' più indietro, ecco qua, che ci faremo tanti everons. Ma è la mappa? Ti riferisci alla mappa? Che ho il Sand Alert, che Sand Alert. Ah, la mappa! Eh sì, là devi man mano prendere spunto per fare altre cose. Infatti, per esempio, questa serie qua ha una lunga preparazione, non è una serie improvvisata, quindi diciamo che prima di riportarla così al meglio ci è voluto un bel po', eh. Non è una cosa, diciamo, buttata così alla buona, anche perché il suggerimento, come ho già detto, mi è stato dato dal gran maestro Jason, naturalmente, il mitico Jason Farmer, che saluto naturalmente, gli facciamo pure un bel applauso, non so se casomai lo guarderà i miei video. Caro Jason, grazie ancora per la tua ideozza. Sì, anch'io, probabilmente questi saranno gli ultimi giorni, poi ci rivedremo direttamente, penso, dopo il Anjanvier, fra una settimana. Allora, questo vediamo un attimo. Allora, questo mi sa che dobbiamo andarlo, sì, lo andiamo a riportare di nuovo al campo base. Prendiamo il gatto delle nevi, la moto che abbiamo acquistato recentemente, poi andiamo a recuperare un po' di latte che dovremmo averne in abbondanza, e quindi una parte la lasceremo al panificio e un'altra parte invece la lasceremo al caseificio, che ci andrà a produrre altro burro. De caserai, 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 caseificio in lingua tedesca, di de chiesa invece dovrebbe essere formaggio, der Käse, infatti cheese. Il tedesco per certi versi ha delle parole molto simili a quelle dell'inglese, quindi tante tante assonanze ci ricordano vagamente l'inglese. Oh, sono rimasti pure dei ciuffi di neve qua in mezzo alla strada. Comunque, amici sviluppatori, non so se qualche sviluppatore di qualche modder o sviluppatore della Giants
guarderà questo video. Comunque, amici modders, se potete, visto che avete creato delle mod dove ci permettono di poter portare avanti dei contratti, a questo devo portare lassù, dei contratti dove si lavora con il rullo, con la calce viva, perché non create delle richieste di lavoro, di come si dice, i contratti, ad esempio, di pulire un tratto di strada, magari almeno così, quando diciamo buona parte del gioco non permette, ecco, una buona alternativa, una stradina, due stradine, così uno fa l'utile e il dilettevole, o magari spazzare un cortile. Amici modder, se potete, naturalmente, potrebbe essere una buona idea. Ok, Moreno, aspettiamo che rientra Moreno, poi facciamo questi due servizietti qui e poi ci salutiamo. Quindi dobbiamo, abbiamo, sì, ma carichiamo un po' di lattozzo, il lattuccio, facciamo queste altre due cosucce qui, poi ci congediamo. Ok, Mori, non preoccuparti, Anna, non ti sei perso niente di particolare qua. Sto facendo un breve riepilogo, riorganizzazione. Mi sa che devo mettere qualche altro pollaio, mo vediamo un po', che siamo, una volta che diventano adulte poi producono molto di più uova, quindi sì, al momento non si può, ed è, non conviene spendere altri evenons. Too much even. Come è andata poi ieri sera, Morino? Com'è stato il divertimento da 1 a 10? O l'altro ieri, non mi ricordo quando mi hai scritto. Da 1 a 10, 100? Ah, buono, buono. Ottimo. E almeno... almeno hai fatto... hai fatto una bella carica pappatoria. Oppala, mappa come lag, facciamo così, ecco qua, vai vai, carica carica, liberiamo soltanto un po'. Ecco qua, allora questo, ma solo due file, 24 su 24 fatto. Vediamo un po', sì, è pieno, ok. Mo mettiamo un po' da parte, poi andiamo a... devo riorganizzarmi meglio qua perché è una situazione un po'... soprattutto mo che c'è la neve, un po' problematico. Allora andiamo a... abbiamo detto lattozzo. Quindi mo facciamo così, utilizziamo questa stalla che è quella più... che è quella lì che dovrebbe avere più situazione. Ok. Ovviamente, ragazzi, sulla neve si scivola. Ci apriamo. Allora il tasto N, altrimenti non carica, Morino. Oh, sta caricando. Wow, l'altro invece no, se non schiacciavo il tasto N non lo faceva caricare. Allora questa è un'altra mod. Ah, questa è più piccola, ok. Va bene, facciamo queste su 4000, quindi su due viaggettini, due carichi e scarichi.
Lì. Occhi le bocchi le bocchi le bolle lava bocchi le lecchi le lecchi le le bide. Occhi le bu, occhi le bu, lui lava bu, lui lava bu, lui bide. È una vecchia canzoncina francese della fine degli anni Ottanta. Oppa. Poi qui ci vede. Grazie, grazie. Poi naturalmente qui dovrebbe crescere un piccolo parchetto, un piccolo boschetto, il parco del lanciere al Bissartua. Opla, guardate come scivola il camion. Comunque qua si deve assolutamente pulire. Mentre non andato tutto bene, tanto mica serve. Oh, non ci avevo fatto caso che si accende. Bellina sta mod, si accendono pure le luci nella cabina. Hai capito, Mega Drive. Devi dire, che ha fatto? No, se l'è mangiato, mannaggia, facciamo così. Ma si è mangiato. Ecco qua, mannaggia. Sono passato su un trigger e quello se l'è mangiato il lattozzo. Ecco qua. Lo sapevo. Si è bevuto il lattozzo. Oh, ma scusa, ma non serviva. Aspetta. I? No. Come siamo? Aspetta, ma se 7000, fammi capire. No, non ha scaricato ancora niente. Perché me può qua? Il fessaggio si fa per quel fessaggio. Dans ces choses, ça a l'air d'aller. Vediamo un po'. Lele non lo prende. No, non è possibile. Non è possibile. Vuol dire che. Ma. Ma. Io non lo so. Allora non ci perdiamo d'animo, questo lo andiamo a depositare, lo andiamo a scaricare nel caseificio, in the case. Il trigger lo troviamo ovviamente, mamma mia, potevo fare più street, che non è la strada in inglese, oppla, ma è stretto in lingua napoletana, ecco qua. E allora questo qua lo prende là, boh. Ecco qua, qua dice latte, allora vediamo un attimo la produzione come sta messa. Let's take a look at the production, let's see. A proposito qua, vedi Morino quanto burro ci sta, ci abbiamo una bella scorta fatta. E poi vedremo un attimino se riusciamo a riutilizzarlo anche per altre cose. Mi pare che per i cereali mi pare che ci vuole il burro, se non ricordo male. Allora vediamo un attimo come siamo messi. Let's take a look. Allora, burro, gli basta solo il latte. Ah, qui ovviamente possiamo produrre formaggio. Beh, formaggio da per scontato. Cioccolato e latte di soia. Allora, 25.000 litri, beh, non poco. Ok, quindi burro attiva, ecco qua, già si sta mangiando. Costruzione magazzino, ok, vediamo un po', visita. Mi sono buggato. Ok, sì, ok. Quindi è questo, perfetto. Allora qua non ho capito, comunque vediamo. Nel prossimo episodio ci stiamo avviando alla conclusione anche di questo video. Amici di YouTube e amici di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti a questo canale vi invito a farlo perché è totalmente gratuito. Per gli amici di YouTube naturalmente vi invito a lasciare un bel like al video,
ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a commentare naturalmente, ad andare ad iscrivervi nel canale di Moreno 91__VR e oltre ad iscrivervi naturalmente nel canale del nostro mister Aleasso e nel canale del nostro Dennuzzo che al momento non ricordo come, mi pare che D4 e qualche cosa. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, attivate le notifiche, lasciate un po' di like al video in modo tale da permettere sia ai miei ma anche dei vostri streamers preferiti di permettere di poter salire appunto in visibilità nei video consigliati di YouTube naturalmente. E c'è tutto, ciò è totalmente gratuito, quindi mi raccomando fatelo, per voi non è nulla, ma diciamo per noi è tanto. Allora, non farmi passare là sopra altrimenti si scarica tutto. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione di questo gameplay. Ringrazio ancora una volta. Allora, ringrazio Aleasso, alla Gracia, Mister Aiea per i bitterozzi, per i caffettozzi. Ringrazio Fernobus per i suoi caffettozzi. Allora, ringrazio anche Moreno, innanzitutto, che come sempre mi è venuto a salutare. Ringrazio Dennuzzo. Chi altro c'è? Moreno in chat, che vedi che magari è in look e che quindi non... Se mi fai la gentilezza di dimmelo un attimo così... Ringrazio anche, anzi soprattutto loro che insomma soprattutto coloro che mi tengono, anzi ci teniamo compagnia a vicenda, ma per Ginevra, stavo scordando. Naturalmente ringrazio tutti voi che venite a guardare questi video, ringrazio soprattutto voi che venite a prendere spunto dai miei video, dei miei contenuti. Naturalmente, come sempre, resto a vostra disposizione, grandi o meno grandi che voi siate, naturalmente, per qualsiasi consiglio dal punto di vista di una persona che non dice se il proprio contenuto è buono a prescindere. Quindi, se volete, naturalmente, potete farlo tranquillamente mandandomi un messaggio privato, io sarò ben lieto di potervi dare qualche suggerimento. Ovviamente, se venite a scopiazzare, allora abbiate, come dire, il coraggio, o magari ditelo che avete preso spunto da qualcun altro, che io, se prendo spunto da qualcosa che ha fatto Moreno, io lo dico tranquillamente, non mi crea alcun tipo di problema. Quindi non siate come tutti quanti gli altri, distinguetevi dalla massa, quindi cercate di essere unici nel vostro genere. E quindi, dicevo, approfitto ancora una volta per ringraziare moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e tutti voi che naturalmente avete guardato questo video fino a qui. Naturalmente l'hashtag di questo video è buone feste, quindi amici di YouTube, ma vediamo pure chi è che se lo guarda fino alla fine. Beh, io penso che nessuno. Ovviamente, amici di YouTube, potete anche mettere il video in 1.7 per una volta e mezza di velocità, oppure 1.7, così magari il video scorre più velocemente e voi non dovete andarvi a guardare 2 ore, ma vi guardate 40 minuti di video, ovviamente. Quindi hashtag buone feste naturalmente a tutti voi, nel caso in cui non dovessimo a voi amici di Twitch, naturalmente nel caso in cui in questi giorni di festività non so se riuscirò a venire a in live, naturalmente io con altri amici streamer ci sentiamo anche al di fuori di quello che è il mondo Twitch, quindi con Moreno, con Aleasso, con Ginny, insieme alla Zappa Stolta, insomma ci teniamo un po' compagnia.
Quindi, allora, ok, quindi ci mettiamo sotto all'alberozzo di Natale, mettiamo un po' la vista in terza persona così, facciamo anche una foto copertina qua, girati, ecco qua, ovviamente il personaggio è femminile perché è il personaggio portafortuna della serie, di questa serie su Farming 19 era proprio il personaggio era femminile. E allora, quindi ringrazio ancora una volta moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e naturalmente tutti voi. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, ciao e buone feste. E mi raccomando, andate ad acquistare dai piani bio www.ipianibio.it. A breve partirà lo spot. E quindi ancora una volta grazie e state buono, maggiuni, grazie, ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.